Indignazione e solidarietà per il famoso flautista di Colonia Klaus Peter Diehl, che ha scelto di suonare per strade in Europa e spesso anche a Sulmona. Nei giorni scorsi a Vasto è stata rubata la borsa contenente il prezioso flauto del valore di 5.000 euro, lo strumento ha un valore inestimabile per il musicista. Questo furto è davvero vile, spiega Claudio Mariotti, presidente cittadino di Asconfidi e Asconservizi, e ora, oltre all'impegno profuso per ritrovare il flauto, è necessario sostenere il musicista affinché in qualche modo possa tornare a lavorare, allietando tutti con le sue splendide note, anche con l'acquisto di un nuovo strumento. È importante che una città d'arte come Sulmona sostenga questo artista, in modo che egli la possa portare sempre nel cuore, incalza Mariotti. Da oggi è possibile fare la propria donazione per Klaus Peter attraverso il conto corrente numero IT91S08747408000000010, intestato a Asconservizi Sulmona presso la Banca di Credito Cooperativo di Prato La Peligna, filiale di Sulmona, causale raccolta fondi per Klaus Peter Diehl, la quota versata sarà fatturata. La donazione può essere fatta anche presso gli uffici Asconservizi di Via del Cavallaro 2 a Sulmona. Diamo una speranza a Klaus, conclude Mariotti, con un gesto concreto che gli permetterà di trascorrere un Natale meno triste. Infine lanciamo un appello ai istituti di credito, imprenditori e professionisti, che sembrano hanno dimostrato sensibilità per queste situazioni, affinché sostengano la nostra iniziativa.